anche per i bambini, no? Uno deve mantenere, cioè, secondo me uno non deve divorziare mai, deve divorziare. Pure se ti tradisce tua moglie, io veramente ve lo consiglio, non fa niente. Cioè le corna sono sopravvalutate, le corna, se ci fate caso, danno pure equilibrio, se non, è una cafonata. È una cafonata applicarsi sulle corna. Io per esempio non ho mai tradito mia moglie, non l'ho mai tradita, sia perché la amo e anche perché ho molta paura di lei. Sì, perché è una grande personalità e ho paura che mi picchia, mi dico la verità, che è una diva molto, con una grande carisma, diciamo un grande carisma, che secondo me se mi mette le mani addosso mi può molto, fare molto male. Io una volta ho fatto un po' il cretino su Facebook, una volta feci, c'era uno scambio di vedute con un, con, diciamo, con una prostituta, e secondo me era dedita alla prostituzione, non so il lavoro che facesse la signorina, e lei diceva che me la voleva dare. Disse, io te la vorrei dare sinceramente con tutto il cuore. Io dissi, perché quando uno ti vuole dare una cosa è meglio che la vedi prima, no? Cioè che guardi, io dissi, me la faresti vedere prima? Si trova a passare mia moglie davanti al computer mentre c'era questa discussione amabile con la signora dedita alla prostituzione e mi diede un calcio qua dietro. Mi sono rotto tutte, cioè, la spina dorsale completamente rotta. E da allora mi mette proprio paura, infatti appena qualcuno fa un po' la stupidina sui social fa cricchio, scricchio la moglie, ma la mia scricchio la moglie, faccio zucculo vattene che mi fai picchiare mia moglie, vai via, ho paura. Comunque, insomma il matrimonio ha una, c'è una crisi totale del matrimonio in assoluto dovuto anche a queste cose qua. Insomma il matrimonio è quello che è, non è più quello di prima. Io, secondo me è cambiato qualcosa perché è meno forte quando uno raggiunge quel risultato lì, cioè di sposarsi. Prima c'era il fidanzamento che era un rito forte, cioè era un modo per allenarsi al matrimonio, il fidanzamento. Prima si era, io sono napoletano, ma credo che un pochettino dappertutto, no? C'era il fidanzamento in casa prima. Fidanzamento in casa era un fatto serio, cioè era un impegno serio. Io mi ricordo a Napoli, per esempio, fidanzamento in casa si diceva mi sono messo a fare amore, a fare l'amore in casa. Che era meraviglioso, era poetico, ma era una grande bugia però. Perché tu quando andavi a casa della fidanzata, tutto facevi, fuorché l'amore. Cioè tu andavi a casa, stava tuo suocero là tutta la serata, e tu parlavi con questo ignorante tutta la serata, 2-3 ore, 3-4 ore, e tu pensavi solo, ma perché non muori? Io sto qui solo per dare 2 botte alla tua bimba. Il tuo angioletto, io vorrei soltanto boom. Lui stava 3-4 ore, a un certo punto verso mezzanotte diceva, scusate, vado a dormire un po', vado a mettere un pochettino sopra il letto, e l'altro diceva, vieni immediatamente qua, lui diceva, no amore, ci vediamo domani. Che domani? E ci dormo stanotte così, facciamo una cosina, pure una sporcheria volante sopra qua fuori al pianerottolo. Facciamo qua. E là riuscì a fare qualcosa sopra il pianerottolo, da qui la famosa tromba delle scale. Erano altri tempi, erano. Adesso vedo che questi ragazzi vanno a dormire a casa della fidanzata, dormono addirittura da loro nella stessa stanza. Ai miei tempi, ma quando mai uno dormiva nella stessa stanza della fidanzata? Ma quando mai? A me mio suocero al massimo mi dava il permesso di dormire in soggiorno, da qui il famoso permesso di soggiorno. Mo sti ragazzi li vedo proprio disinvolti, cioè questi fanno, io non vorrei nemmeno, anche a voi di qua, ma pure agli amici che stanno a casa, ma controllate pure questi figli vostri, perché questi li fanno di tutti i colori. Io prima mi ricordo che la scoperta dell'altro sesso era una cosa sacrificata, e mo vedo che tutto sdoccano all'improvviso. Io non sapevo proprio niente, io all'età dei ragazzini di oggi, io non sapevo nulla, io per esempio non sapevo nemmeno, faccio un esempio, che zizza erano due. Io ero convinto che era uno. Quando vidi la seconda, disse, ah, portate pure le amiche, ah,